Buonasera a tutti, grazie. Sono con Davide Cannella, reduce da poche ore perché si è svolta stamattina dalla riesumazione del cadavere di Francesco Vinci. Davide, naturalmente lo conoscete tutti, Davide Cannella, direttore della Falco Investigazioni in quel di Lucca, e insieme a lui stamattina c'era, oltre al figlio di Francesco Vinci, le due PM Ornella Galeotti e Beatrice Giunti. Confermi questo, Davide? Sì. Sì, certo, buonasera a tutti. Ok. Allora, innanzitutto com'è andata? Si è svolto tutto correttamente, sì? Beh, certo, sì. Guarda, allora, io ti dico questo qui, Angelo. Io sono, ricorderai che ho annunciato la cosa a una tua conferenza. Sì. Fredda conferenza, tra parentesi. Sì, e si vedeva un po', tremucchiavi. Tremavo come una foglia, perché avevo un freddo terribile, perché avevo già accumulato freddo il pomeriggio e poi la sera, da te che pensavo che fosse al chiuso e quindi speravo di arrivare laggiù e scaldarmi, invece ho trovato la conferenza all'aperto. E devo dire una cosa, che faceva un freddo terribile, perché sono state giornate incredibilmente fredde dopo quelle giornate di caldo che abbiamo avuto. È vero. La cosa che mi ha colpito, Angelo, era il pubblico, il numerosissimo pubblico che avevi lì all'aperto, che riusciva a stare lì nonostante il freddo per ascoltare le nostre, come dire, conversazioni sul tema mostro. Allora, ora però ti vorrei interrompere, cioè è stato numerosissimo in base alla serata, diciamo alla temperatura della serata, perché ne abbiamo avuti molti molti di più quando il tempo era più clemente, però pur essendo così freddo, perché la sera faceva freddo, sì, era numeroso, cioè non era del tutto numeroso come l'avrei voluto io. Ma però io l'ho detto, Angelo, ho detto, come dire, con un populi, e ho detto che se fosse toccato a me, come dire, venire, sì, esatto, a una conferenza così, io con un freddo del genere me ne sarei rimasto a casa. Bene. Comunque, ammirevole che moltissima persona, nonostante hanno sfidato, come dire, gli agenti atmosferici per quel freddo che era così, vabbè, insomma, comunque interessante. Vabbè. E durante quei pochi minuti, io mi scuso, ma sono dovuto andare via perché non stavo molto bene da quel freddo lì, però è stato abbastanza, come dire, importante, perché volevate che io vi dicessi la novità in anteprima, e devo dire la verità, le ho dette da te, Angelo, e ho detto che ci saremmo preparati per fare la riesumazione di Francesco Vinci. Cosa che è avvenuta anche in maniera rapidissima, Angelo, perché non credevo che la procura di Firenze accelerasse in questo modo, in questa cosa. Quindi mi viene da pensare, e credo che venga da pensare a chiunque, una procura pubblica con due magistrati che si occupano con la delega alle indagini sul mostro di Firenze, che accolgono la mia ipotesi di lavoro e accolgono la mia richiesta, perché avevo comunicato all'epoca, lo ricorderai, all'epoca, sì, pochi, certo, giorni fa, ho comunicato che avremmo eseguito l'autopsia e che se loro volevano intervenire sarebbero stati ben accolti. Ebbene, la procura è venuta, come dire, ma in forze, con tutti i suoi collaboratori, e ha proceduto insieme a noi a fare la riesumazione di Francesco Vinci. Allora, tu mi hai detto, vabbè, io te lo, tanto noi ci siamo parlati prima, è inutile nasconderlo, che adesso ci sono 90 giorni per poter nominare i consulenti, giusto? No, attenzione. I 90 giorni sono stati già, come dire, concessi ai consulenti a CTP. Ah, okay. I CTP sono stati già nominati da parte della procura. Non ho ancora nominato, diciamo, o meglio, i miei CTP sono stati già nominati e sono già, soltanto vanno, come dire, vanno concretizzati a breve. E quindi a breve, intendo dire fra una settimana, massimo una settimana e mezza, sì, concretizzerò i CTP, però ti posso dire, c'è già il dottor Dorio, c'è la dottoressa Vilma Ciocci e poi altri pochi, c'è il professore Aldo Stefani che si occuperà della cosa, io sarò naturalmente, come sono il procuratore speciale di tutta la questione, ob torto collo mi occupo di questa storia qui, diciamo che sono il deus ex machina della questione. Ok,
Ok, sì, no, vabbè, di Eugenio ero quasi certo tu avessi fatto il nome, facesse parte del team. Di Vilma no, anche se l'apprezzo come professionista, però non credevo la facesse entrare, tra virgolette, nel carrozzone, perdonami il termine, Sì, ma insomma. no, va bene, ma va bene anche Carozzone, Angelo. E la necessità di una serie di sinergie che sono importanti in una situazione di questo genere. Tieni presente, caro Angelo, tieni presente che se qualora venisse fuori che quel cadavere lì non appartiene a Francesco Vinci, si aprirebbero degli scenari abbastanza terribili. Agghiaccianti, direi. Agghiaccianti, esattamente l'aggettivo credo che sia appropriato. E ti dico che è ovvio che bisogna dire le cose come stanno al pubblico che ci ascolta, quindi ai tuoi affacionados, alle persone che ti seguono, bisogna dire le cose come stanno. Il cadavere di Francesco Vinci, che è stato, lo ricorderete, è stato trovato all'interno di un bagagliaio della sua macchina, la Volvo che aveva all'epoca. E la macchina è stata gettata in un dirupo in località Chianni, provincia di Pisa. Naturalmente, la macchina è stata data alle fiamme. E le temperature, mi dicono, mi dice giustamente anche il dottor Dorio, le temperature che si sono sprigionate, soprattutto all'interno di quel bagagliaio, erano talmente alte che potrebbe, usiamo il condizionale anche perché è d'obbligo, potrebbe avere, come dire, compromesso anche le indagini genetiche. Io, naturalmente, caro Angelo, mi auguro di no. Mi auguro che il dottor Ricci, che è un luminare della scienza della genetica, possa in qualche maniera avere anche bisogna dirlo, anche un po' di fortuna, perché in questo caso la fortuna non, come dire, è indispensabile sempre e comunque, Certo. che abbia un po' di fortuna a trovare, come dire, e amplificare il DNA, perché va trovato, va amplificato e poi va comparato. Quindi vediamo che succede. Sono, come dire, è in itinere, bisogna stare, come dire, con le orecchie tese, come avevo detto prima, qualche tempo fa. Sì, già l'avevo detto. Allora, l'ultima domanda che ti faccio è una domanda un po' personale, insomma, ti chiedo, almeno dal tuo punto di vista, dal tuo pensiero, secondo te... In quella tomba, chiamavano dire, in quella bara, c'è davvero Francesco Vinci o secondo te no? Una tua previsione così, Ma se puoi, se no non ne posso. ti rispondo esattamente come tu mi hai fatto la domanda prima. Non ho non faccio il radiestesista e quindi non ho il pendolino. Vabbè, ma detto questo, Certo, diciamo vabbè, che certo. io sono un pragmatico per eccellenza. Ho come dire, la mia stella polare è il pragmatismo. E il pragmatismo mi impone di verificare soltanto con dati oggettivi e Certo, dati scientifici. Però, se tu mi chiedi, potrebbe essere, ecco, usiamo il condizionale, potrebbe non essere quello di Vinci, ti dico potrebbe, come potrebbe non essere quello di Vinci. E se tu mi chiedi perché tu, cioè, caro Davide, stai facendo questa selezione abbastanza, tra virgolette, perentoria, ti dico ci sono elementi abbastanza validi, diciamo quelli più comuni, o diciamo quelli più noti. Caro Angelo, tu ricorderai che ricorderai perché l'hai letto nel mio libro, Francesco Vinci da bambino fu attinto da un colpo di pistola sparato da un altro ragazzino della sua stessa età. Sì, certo. Giocavano all'aperto e un pastore aveva attaccato la pistola a un albero e il compagnetto di Francesco ha preso la pistola e gli ha detto disparo, disparo e come succede sempre fra bambini ha sparato davvero. Francesco è stato fra la vita e la morte per parecchie ore, tant'è vero che gli fu comminata l'estremunzione perché pensavano che non superasse la nottata, poi invece Francesco riuscì a superare la nottata nonostante il colpo di pistola che aveva avuto, che gli era finito vicino al cuore. La pallottola non poteva essere, stando a quello che dicono i medici, non poteva essere operata perché era troppo vicino al cuore e allora il bimbo avrebbe rischiato. Comunque, pallottola che Francesco si è portato fino, diciamo, a tarda età.
La cosa strana, ecco il punto che bisogna valutare, è che in sede autoptica, quando Francesco, se di lui parliamo, è stato ucciso, la pallottola non è stata trovata. Ma ti do un'informazione che ho dato a pochi, Angelo, e quindi sei, come dire, detentore di una nuova particolare informazione, che è quella che Francesco, i medici legali che hanno analizzato i resti carbonizzati, sciolti, chiamiamoli come vogliamo, di Francesco, non hanno trovato le mani. Segno evidente che qualcuno gli ha amputato entrambi le mani e non solo quelle per non farlo riconoscere. Ok, quindi mi sembra che i buoni presupposti ci siano. No, va bene, no, ma su questo no, io non credo che il dottor Davide Cannella, l'investigatore Davide Cannella, chieda una resumazione insieme alla procura per un sentito dire. Diciamoci la verità, ora detto tra noi possiamo giocare quanto vuoi, ma insomma, sicuramente. Certo, Angelo, ci conosciamo da troppi anni, quindi possiamo giocare tutto quello che vuoi, però sai perfettamente che quando si fa le persone serie bisogna fare le persone serie, punto. Esatto, sono assolutamente d'accordo con te. Va bene, ora so che me l'avevi già detto un'anteprima, ti hanno intervistato vari canali TV, ti vedremo, io recupererò la puntata stasera in varie televisioni, quindi ti ringrazio per aver partecipato anche al mio piccolo canale, sei sempre così gentile. Ora ti saluto, se ci sono novità naturalmente ci Ma certo, risentiremo, va bene? Angelo, insomma, le televisioni che mi hanno intervistato sono state tutte le testate nazionali, quindi non soltanto quella della carta stampata, ma anche TG1, TG2, TG3, Canale 5, Rete 4, Italia 1, tutte quante le testate, perché è chiaro che, Angelo, stiamo parlando di una cosa, di una portata enorme. Perché non dimentichiamo che se non dovesse esserci in quella bara Francesco Vinci, c'è sempre una sorpresa di cui non ti ho parlato, ma ne parlerò magari nella prossima puntata, perché ne parlavo stamattina con le due magistrate. Quindi ora non te lo dico, però una cosa te la posso dire, se in quella bara non ci fosse Francesco Vinci, bisogna farsi una domanda. Di chi è quel cadavere? Esatto. E soprattutto, dov'è Francesco Vinci? Perché questa è una domanda da farsi, cioè. Diciamo al pubblico che sicuramente l'ultima cosa, vedi, te la dico volentieri, Angelo, l'ultima cosa, tu sai perfettamente che questi fratelli Vinci hanno un po' il vizietino, tra molte virgolette, di farsi passare per morti, a Sì. cominciare da Salvatore Vinci, di cui tu ti sei occupato lungamente. Sai perfettamente che è stato dato per morto per tanti anni, dicendo che lui era morto per un male al fegato in Spagna, però tu sai perfettamente che io mi sono occupato anche della ricerca di Salvatore, che credo aver trovato proprio in Spagna, in un paesino vicino a Sì, Saragozza, usiamo. mi ricordo. Sì, va bene, non diamo troppi dettagli. No, va bene, tu sai che ci sono stato e Sì, sai. certo, assolutamente sì. Ecco, quindi c'è questo vizietino che hanno i fratelli di darsi per morti. Ora, diciamoci l'ultima cosa, dopodiché è chiaro che ti saluto perché insomma vado anch'io a vedermi un po' di telegiornali. Sì. E la domanda è una: se Salvatore Vinci si è dato per morto per tanti anni, potrebbe essere anche Francesco che abbia, visto che lui andava dicendo ai suoi familiari, diceva questa cosa proprio prima che lui sparisse: se dovessero venirvi a dire che io sono morto, ha detto non credeteci. Bene, con questo noi chiudiamo e salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando e niente, appena ci sarà qualcosa di nuovo, appena avremo i risultati, spero di ris ci risentiamo prima sicuramente, ovviamente, però ci Certo. sentiremo anche quando ci saranno i risultati. Rimane lì, non attaccare, stacco per tutti, grazie per aver ascoltato, grazie Davide, sempre così gentile nel concederti a interviste e chiacchierate, grazie mille, buona serata a tutti. Grazie a voi, buonanotte.